Vediamo adesso come le reti possono essere classificate in base alla loro topologia. Per topologia intendiamo fisicamente come sono connessi gli elaboratori, gli host della rete tra loro e come avviene effettivamente la comunicazione da un host ad un altro. Prenderemo in considerazione tre topologie: la rete ad anello, la rete a stella e la rete a bus o dorsale. Per quanto riguarda la rete ad anello, come possiamo vedere facilmente dall'immagine, abbiamo degli host connessi tra loro, uno accanto all'altro, quindi uno dopo l'altro, con una chiusura dell'anello. L'anello può essere sia unidirezionale che bidirezionale. Nel caso dell'anello unidirezionale, i cavi ci permettono di comunicare solo da un host verso l'host successivo e non viceversa. Mentre nella rete ad anello bidirezionale abbiamo la possibilità di comunicare sia da un host verso l'altro che viceversa. Ora, la comunicazione deve attraversare tutti gli altri nodi intermedi tra l'elaboratore emittente e l'elaboratore destinatario. Che vuol dire? Supponiamo che questo nodo abbia necessità di comunicare con quest'altro nodo. Nel caso dell'unidirezionale, cosa succede? Il messaggio viene inviato al nodo successivo che, analizzando l'indirizzo destinatario, si rende conto di non essere esso stesso il destinatario, per cui non elabora il messaggio ma lo invia al nodo successivo. Quindi la stessa cosa sarà effettuata da questo nodo fino a quando arriveremo a questo nodo. Questo nodo, quando leggerà l'intestazione del messaggio e verificherà che il suo indirizzo corrisponde esattamente all'indirizzo del destinatario, prenderà in carico il messaggio e lo elaborerà. Nel caso della bidirezionalità, la trasmissione avviene alla stessa maniera, solo che si può trasmettere il messaggio sia in un senso che nell'altro. Ora, chiaramente che cosa succede? Cominciamo a vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Innanzitutto, una rete ad anello è caratterizzata dal fatto che l'interruzione della comunicazione tra un nodo e l'altro compromette la comunicazione nella rete. Infatti, se dovesse venire meno questa comunicazione, noi non avremmo più la possibilità di poter far passare il messaggio da questo PC a questo PC, per cui la comunicazione non è più assicurata. Chiaramente la soluzione si rende abbastanza semplice: laddove la comunicazione sia solo questa e quindi un cavo, andiamo a sostituire il cavo. Laddove sia invece il nodo ad avere problematiche, basta escludere quel nodo dalla rete e connettere i nodi precedenti. È chiaro che per tutto il tempo della manutenzione questa cosa impedirà ai messaggi di poter circolare liberamente nell'anello. Anche l'immissione di un nuovo nodo comporterà le stesse problematiche. Per quanto riguarda invece questa qui, diciamo che abbiamo comunque un vantaggio in più, perché se si interrompe la comunicazione in un punto, comunque la comunicazione può, anche se in senso orario e antiorario, può avvenire lo stesso. Quali sono i vantaggi di questa rete? È la topologia più economica da realizzare, perché ci serve soltanto prendere gli host, dotarli di scheda di rete e connetterli con dei cavi. È anche però molto svantaggiosa questa rete, perché è lenta. Infatti, più host ci sono nella rete, più le prestazioni saranno basse, perché chiaramente un conto è inviare un messaggio che deve attraversare solo tre nodi, un conto è inviare un messaggio che ne deve attraversare 10, 20, 30, per cui è auspicabile mantenere un numero di nodi nel limite di 10 host. Se uno dei nodi non funziona, la rete non è in grado di comunicare. Passiamo alla rete a stella. Allora, così come possiamo notare già dall'immagine, la rete a stella è costituita da tanti nodi connessi ad un unico elemento centrale, detto centro stella. Questo nodo centrale serve per ricevere e smistare le informazioni direttamente agli altri nodi. Questo tipo di topologia prevede una comunicazione bidirezionale, per cui A potrà inviare messaggi al centro stella e potrà ricevere messaggi dal centro stella. Questa topologia è sicuramente molto più efficiente di quella ad anello, perché
Laddove uno dei nodi non dovesse essere più funzionante o una connessione non è più esistente, tutti gli altri comunque continuano a comunicare tra loro. È chiaro che la comunicazione tra i nodi diretta non esiste, per cui un nodo, il nodo A, per poter comunicare col nodo E, deve per forza attraversare il centro stella. Ed è chiaro che la tolleranza al guasto del centro stella è molto elevata. Laddove il centro stella dovesse cadere, crashare, dovesse andare in crash, sicuramente la rete non avrebbe più la possibilità di funzionare. Questo tipo di topologia è quella che è alla base della maggior parte delle reti che utilizziamo nei nostri laboratori e nei nostri uffici. E infine abbiamo la rete a bus o dorsale. In questo tipo di rete abbiamo una dorsale, cioè un cavo, al quale sono connessi tutti gli host della rete. Alla fine di questa dorsale ci sono dei terminatori che permettono di non disperdere il segnale. Cosa succede quindi? Questo tipo di comunicazione, la comunicazione attraverso il vaso dorsale è bidirezionale. E cosa succede se l'elaboratore 1 vuole inviare un messaggio all'elaboratore 3? L'elaboratore 1 invia il messaggio sulla dorsale che in maniera broadcast, cioè comunicherà a tutti gli altri nodi della rete lo stesso messaggio. Quindi il messaggio 1 comunica alla dorsale e la dorsale espande questo messaggio a tutti gli altri computer che sono connessi. Ciascun computer andrà a verificare se l'indirizzo di destinazione corrisponde al suo indirizzo IP. Laddove questo indirizzo è effettivamente coincidente, il PC manterrà il messaggio e lo andrà ad elaborare. Tutti gli altri invece non terranno in considerazione questo messaggio. Quali sono i vantaggi? Sicuramente questa è una rete molto semplice da realizzare ed è anche molto robusta. C'è da dire però che un'eventuale rottura del cavo può essere molto complicata da essere riconosciuta, in quanto normalmente queste dorsali sono estremamente lunghe. Per cui laddove andassimo a ritrovare un errore, una rottura del cavo, dobbiamo innanzitutto trovarla e una volta trovata, per poter riparare la rottura, dobbiamo utilizzare un repeater, un ripetitore che serve per mantenere costante l'intensità del segnale trasmesso. Il repeater può essere utilizzato anche se volessimo ampliare la rete, quindi se la dorsale ha questa dimensione e vogliamo aggiungere un altro pezzo di dorsale con altri PC, abbiamo bisogno di connettere questa dorsale con questa attraverso i ripetitori. C'è da dire che la trasmissione, chiaramente contemporanea, di due messaggi da parte di due PC potrebbe creare delle collisioni. Per cui normalmente in questo tipo di reti la trasmissione del messaggio avviene dopo un ascolto preventivo del canale. Se il canale è libero, il messaggio viene inviato. Se invece il canale risulta essere occupato già dall'invio di un altro messaggio, si rinvia la comunicazione ad un altro momento.